Benvenuti in questo nuovo progetto dedicato a chi sbatte i mignoli durante la notte. Vedremo come comandare una striscia LED con due sensori, uno per lato, applicati ad esempio ad un letto. Ovviamente i LED possono essere posizionati anche lungo il perimetro del letto oppure possono essere utilizzati ad esempio per illuminare una scala con due sensori, uno in cima e uno alla base. Lo schema elettrico è molto semplice, come vedete ci sono i due sensori di movimento HC-SR501, classici che si usano in ambito Arduino, ma questa volta non utilizzeremo alcun microcontrollore. Le uscite dei due pir vanno con due diodi a una resistenza da 1K al MOSFET, un IRL540N, che collegherà la massa della striscia LED alla massa dell'alimentazione quando riceverà un segnale di 3,3 volt da uno dei sensori pir. Questo tipo di sensori hanno una predisposizione per saldare una fotoresistenza, in questo caso una GL5516, in modo da attivarsi solo quando c'è buio. Il primo test l'ho effettuato su breadboard e vediamone il funzionamento. E c'è da dire che questi sensori hanno bisogno di circa un minuto per stabilizzarsi. Ok, fatto passare circa un minuto, proviamo a passare davanti al primo sensore. Adesso proviamo sull'altro e funziona anche l'altro. Come secondo step ho montato il circuito su una basetta 1000 fori, che sarà il circuito definitivo. E dopodiché non mi resta che andare a costruire tutti gli involucri. Ed ecco la striscia LED da 5 metri. Adesso andiamo a costruire i contenitori. E così, dopo aver utilizzato la mia stampante 3D manuale, ho creato queste scatoline partendo da plexiglass bianco opaco. Come vedete, qui ci sono le connessioni dei pir e ho creato anche i contenitori per i due sensori HC-SR501. Qui ci entrerà il cavo per il segnale e l'alimentazione, qui invece abbiamo i fori per la regolazione della sensibilità e del time, del tempo. Rimonto il tutto per un ultimo test. Dato che i pir non saranno vicinissimi alla centralina, utilizzerò questo cavo che si usa negli allarmi, che ha tre conduttori più la calza schermante, in modo da evitare qualsiasi disturbo. Il test finale lo faremo in camera da letto con il mio assistente. Vedete, ai lati del letto, su entrambi i lati, ci sono i sensori pir, sia qui che qui. Ecco, qui ho posizionato la centralina. L'ho collegata
ho collegato l'USB a un comunissimo caricabatterie per cellulari che fornisce 5 volt. Adesso accendiamo, spengo la luce e facciamo il test al primo sensore. Mi avvicino al sensore ed ecco che si illumina tutta la testiera del letto. Facciamo il test al secondo sensore, ci avviciniamo e si accende di nuovo la nostra striscia d'aria. Spero il video sia stato utile, se ti è piaciuto lasciami un bel like e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!